siamo all'ottavo piano, faremo un giro sulla scala d'emergenza all'Hotel Costa. C'è una porta e qualcos'altro a terra, ma naturalmente il passaggio non è ostruito. Si può scendere tranquillamente. Ecco la porta incriminata che ostruiva il passaggio al settimo piano. Come potete vedere, la porta è stata spostata, anche se non si capisce cosa ci facciano tutte queste porte sulla scala. Andiamo a scendere. Il sesto piano è libero. Arriviamo al quinto. Anche qui un residuo di non si capisce che cosa. In ogni caso, fino adesso la scala è stata percorribile tranquillamente. Ecco, siamo al quinto piano e qui c'è un tavolino. Il secchio che tiene aperto la porta per la signora delle pulizie, così si asciuga in fretta. Anzi, siamo al quarto piano, come ci indica il numero della stanza. Continuiamo a scendere. Al terzo piano non c'è nulla se non un semplice cestino. Scendiamo ancora. Ecco questo è un vassoio della mensa, chissà cosa ci faccia qui. E siamo al secondo piano, una sedia abbandonata, un rotolo di cartone e un bidone che tiene aperta la porta, sempre perché stanno facendo le pulizie, quindi hanno bisogno di far asciugare in fretta. Ecco siamo arrivati al primo piano e anche qui ci sono delle cose che non dovrebbero esserci. Guardate qui. Anche un estintore. Proviamo a vedere se. Dovrebbe essere in regola. Data di scadenza 2009, luglio 2009. Non per molto, ma in teoria dovrebbe essere ancora funzionante. Questa è la porta del hall. Vediamo se è aperta. No. Chiusa. Non si riesce ad aprire. Qui. Un coperchio. Continuiamo a scendere. Ed ecco la porta di uscita. Maniglia antipanico, basta premere.
e si è fuori.